Ciao bellezze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi mi vedete completamente struccata perché ho deciso di registrare il video di come mi truccavo quando andavo alle superiori e ne combinavo davvero delle belle. E dopo vi faccio vedere come mi truccavo. Non so come facevo ad uscire di casa così veramente perché, cioè, adesso mi vergognerei probabilmente, anzi, senza probabilmente, cioè non uscirei più di casa adesso conciata in questo modo, però all'epoca mi piacevo anche, quindi vabbè, direi subito di partire. Il primo prodotto che andavo ad utilizzare tutte le mattine quando mi preparavo per andare a scuola era il fondotinta. Non esistevano creme, non esistevano primer, non esistevano pennelli, ne avevo soltanto due, uno per gli occhi e uno per il viso, che però non utilizzavo con il fondotinta ma utilizzavo con la terra. E per quanto riguarda il fondotinta, utilizzavo sempre un fondotinta più scuro della mia carnagione, del mio incarnato, perché mi piaceva il viso, l'effetto di faccia abbronzata, di faccia lampadata. E infatti negli ultimi anni di liceo ero veramente fissata con l'abbronzatura e mi facevo un sacco di lampade, veramente una lampada a settimana avevo la faccia super scura, super abbronzata. E quindi, non so perché, ma compravo sempre un fondotinta più scuro anche quando non facevo le lampade, quindi anche quando la mia pelle era più chiara e sbagliavo sempre la tonalità. Sapevo di sbagliarla perché sapevo di andare ad acquistare un fondotinta più scuro, non lo prendevo di 7 tonalità più scuro, però comunque era sempre leggermente più scuro del mio incarnato, ma non so perché mi piaceva proprio l'effetto di faccia più scura, infatti si vedeva sempre la differenza con il collo, però vabbè, non ci facevo caso. E come dicevo, non esistevano assolutamente i pennelli, quindi andavo semplicemente a mettere un po' di prodotto sul dorso della mano e poi lo spalmavo un po' così a mo' di crema, senza neanche essere delicato, lo mettevo veramente su tutta la faccia. E questo in particolare è un fondotinta di Kiko che in realtà è un po' più scuro rispetto al mio incarnato, però forse non è così, non è abbastanza scuro rispetto a quello che utilizzavo quando appunto andavo al liceo. E tra l'altro questo è un fondotinta vecchissimo e dopo probabilmente lo butto perché non lo sto veramente utilizzando da tantissimi anni. Comunque, a parte questo, andavo a mettere appunto il fondotinta su tutto il viso in questo modo. E un altro errore che facevo, oltre a scegliere il fondotinta più scuro, oltre ad applicarlo con le mani senza pennello, andavo anche a metterne tantissimo, cioè abbondavo, esageravo, cioè veramente mettevo una quantità industriale, non so perché, adesso invece ne metto veramente pochissimo in confronto. E quindi mi andavo semplicemente a spalmare il fondotinta su tutto il viso, veramente a casaccio, lo mettevo anche sulle palpebre, sulle occhiaie, dappertutto. Non esisteva il correttore, assolutamente, non avevo nessun correttore e quindi non mi correggevo mai le occhiaie, ma le coprivo, o almeno credevo di coprirle con il fondotinta. Ne metto ancora un po' perché veramente abbondavo con il fondotinta, ne mettevo tantissimo, mi facevo sempre queste mascherone arancio sulla faccia. Vabbè. Fondotinta applicato e non so se si vede il distacco di colore tra collo e viso, non avevo proprio il vizio di andare a sfumare il fondotinta anche verso il collo e praticamente avevo sempre la riga qua, sempre, però non so perché, ma boh, non lo mettevo mai sul collo. In realtà in videocamera non sembra così scuro come lo è nella realtà, cioè dal vivo il colore è molto molto più forte, sono veramente arancio, però in videocamera mi sembra di non notare troppo questa cosa. Comunque, dopo il fondotinta passavo alla terra e utilizzavo la terra come se fosse una cipria, perché non contenta volevo essere ancora più abbronzata e quindi andavo a mettere su tutto il viso la terra. All'epoca utilizzavo la terra della Pupa, non so se ve la ricordate, quella contenuta nel pack, quello a forma di cerchio grandissimo, era veramente una terra gigante, c'era in due versioni, quella matte e quella shimmer con i brillantini, io prendevo sempre quella con i brillantini, quindi oltre che ad avere il fondotinta più scuro della mia carnagione, mettevo anche una terra su tutto il viso, molto molto scura perché era una delle tonalità più scure che facevano, e in più quella terra aveva i brillantini. Adesso ovviamente non ho più quella terra perché veramente ne consumavo in quantità industriale, nonostante fosse molto molto grande, ne utilizzavo tantissimo perché me la mettevo veramente a mo' di cipria, la mettevo tutti i giorni, andavo anche a ritoccarla magari durante il giorno, cioè non durante la scuola, ma ritornavo da scuola, dovevo uscire il pomeriggio con le amiche e andavo ancora a impregnarmi di terra.
Oggi utilizzo questo, però immaginatevi una terra molto molto scura con i brillantini su tutta la faccia, vabbè. E per applicare la terra utilizzavo un pennello, finalmente, insomma, ho scoperto i pennelli. Per applicare la terra utilizzavo un pennello di questo tipo, che poi riciclavo e utilizzavo anche per applicare il blush. Avevo soltanto un pennello per il viso e non li lavavo mai, ce ne avevo soltanto due e non li lavavo mai, vabbè. Quindi andavo semplicemente con il mio pennellone a prendere la terra e poi me la picchiettavo sul viso come se fosse proprio una cipria. Me la mettevo ovunque, sulle guance, sulla fronte, sul naso, sugli occhiali, ovunque veramente. A differenza del fondotinta, la terra la mettevo anche un po' sul collo, facevo tipo tre pennellate ed ero a posto. Poi passiamo alla fronte. Palpebre, sopracciglia. Le sopracciglia ovviamente non le facevo, non esisteva nessuna matita per le sopracciglia, cioè nel senso io non la compravo. Immaginatevi quasi tutta arancio e con pochissime sopracciglia, perché all'epoca andavano di moda le sopracciglia ultra ultra sottili. E mi ricordo ancora la prima volta che sono stata dall'estetista per farmi le sopracciglia, andavo alle medie e mi ero presentata con queste sopracciglia super super grandi che vorrei avere adesso. Però ormai i peli, forza di strappare, non mi sono più cresciuti. Mi ricordo che ero entrata con queste mega sopracciglia ed ero uscita che avevo tipo una riga stra sottile e vabbè, le ho portate così per diversi anni, per un po' di tempo, e poi ho iniziato a farle crescere un po' di più, però in tanti punti non crescono praticamente più, però all'epoca non utilizzavo nessuna matita, quindi avevo veramente tre peletti in croce. Tra l'altro questo pennello è gratta tantissimo, devo assolutamente buttarlo, e perde anche diversi pelucchi. Anche quello che utilizzavo all'epoca era veramente un pennello terribile, di nessun brand, di nessuna marca, un pennello proprio sfigato, pagato pochissimo, e lo utilizzavo anche se praticamente mi pungeva la faccia, lo utilizzavo lo stesso. Occhiaie, mi raccomando, andiamo a fissare le occhiaie con la terra. Ok, direi che così può andare, e adesso anche in videocamera si vede che sono arancio, però veramente ragazze uscivo così, cioè veramente. Poi quando andavo a scuola, perché in realtà avevo due, realizzavo, mi truccavo in due modi diversi, quando dovevo andare a scuola e quando dovevo andare in discoteca a ballare con le amiche. Dopo vi faccio vedere cosa facevo sugli occhi quando andavo in discoteca a ballare. Per andare a scuola poi andavo semplicemente ad utilizzare un po' di mascara e la matita nera e un blush. Per quanto riguarda il mascara, fortunatamente lo applicavo decentemente, non sbagliavo l'applicazione del mascara, almeno quello era messo bene. Tra l'altro questo è il nuovo mascara di Sephora, l'Ultra Black, e devo dire che non mi sta dispiacendo affatto, anche perché sto utilizzando da 3 settimane un siero per allungare le ciglia e devo utilizzarlo per 2 mesi. Tutte le sere prima di andare a dormire, e sto già notando dopo 3 settimane che le mie ciglia sono già un pochettino più lunghe, un po' più folte, quindi sono molto contenta perché mi piacciono molto le ciglia lunghe, però le mie sono sfigate. E già dopo 3 settimane ho visto dei risultati, nel frattempo mi è nato un po' di mascara sul naso, tutto nella norma, mi capita anche adesso e mi capitava anche all'epoca. E il mascara lo applicavo anche nelle ciglia inferiori, sia sopra che sotto, anche quando andavo a scuola. Mascara applicato e poi passavo alla matita nera, che adesso non utilizzo più. In realtà la matita nera mi piace, però se ci fate caso i miei occhi tendono ad andare all'ingiù e la matita nera evidenzia ancora di più questo difetto, quindi non la sto più utilizzando, però all'epoca mi piaceva tantissimo e ne mettevo una quintalata pazzesca nella rima inferiore dell'occhio. Andavo sempre ad applicare la matita 2 volte, facevo l'occhio sinistro, poi passavo al destro, poi tornavo al sinistro e poi tornavo al destro, sempre 2 passate, non so perché, ma ero fissata con la matita pesante sotto gli occhi nera, mi piaceva un sacco. Ok, può andare. Sulle labbra andavo semplicemente a mettere un burro cacao, a scuola non mettevo niente sulle labbra, utilizzavo i labello, i classici labello. E poi come ultimo prodotto andavo ad utilizzare un po' di blush e lo mettevo sulle guance a mo' di Heidi, sempre con lo stesso pennello che utilizzavo per applicare la terra. Prendevo il mio blush e andavo a farmi le pomelle alla Heidi.
Tra l'altro questo blush che sto utilizzando adesso è un po' chiaro, non è proprio rosso, e all'epoca utilizzavo un blush super, super intenso, quasi rosso. Infatti avevo sempre le guance, veramente due pomelle rosse alla Heidi. Cioè questo è un po' più rosato. Dite che rende l'idea? Aspettate che guardo, perché non ci ho pensato. Guardo se c'è un blush un po' più, che tende un po' di più al rosso, un attimo. Provo ad utilizzare questo, che non è proprio rosso, però comunque molto più scuro, di Puro Bio. Quindi vediamo se rende di più l'idea. Sì, direi di sì. E non lo sfumavo neanche troppo, andavo proprio a picchiettarlo così, tac tac, ed ero a posto. E me lo portavo tipo quasi fino ai capelli, così, tac. Sì, ok, rende molto di più l'idea adesso. Questo in sostanza è il trucco che realizzavo tutte le mattine quando dovevo andare a scuola e vabbè. Lasciamo perdere, veramente. Mentre invece quando andavo il sabato sera a ballare in discoteca con le amiche, mi truccavo nello stesso identico modo, quindi sempre la faccia arancione, però andavo a mettere l'ombretto sugli occhi e mettevo l'ombretto nero. Applicavo sempre l'ombretto con lo stesso pennello, che puntualmente non pulivo mai, tanto alla fine utilizzavo sempre l'ombretto nero, quindi era sempre sporco, chi se ne frega. E l'ombretto nero adesso è un colore che praticamente non utilizzo più sugli occhi, preferisco di gran lunga i toni, i colori nude, i colori più leggeri, però all'epoca ero fissata con gli occhi neri, non so perché, ma l'ombretto nero mi dava proprio l'idea di trucco da discoteca, ero proprio fissata con l'ombretto nero. Se non utilizzavo l'ombretto nero, utilizzavo comunque un ombretto molto molto scuro, un grigio scurissimo, quasi tendente al nero, che andavo comunque sempre ad abbinare, ad utilizzare insomma con questo fantastico bianco shimmer di Pupa. E andavo semplicemente a prelevare un po' di prodotto, un po' così a caso, e poi me lo applicavo sugli occhi semplicemente in questo modo. Era una vita e mezza che non mi mettevo l'ombretto nero sugli occhi e non mi ci vedo assolutamente, ma all'epoca mi piaceva tantissimo. Non andavo ovviamente a sfumare il prodotto, ma lo picchiettavo semplicemente in questo modo. Non avevo nessun pennello da sfumatura e non avevo neanche idea che si dovesse sfumare l'ombretto, quindi immaginatevi voi, uscivo proprio con due occhi completamente neri. E una cosa che facevo dopo aver applicato l'ombretto, mi ricordo benissimo, era utilizzare una salviettina e andare a pulire dove, insomma, dove l'ombretto era caduto, tipo in questo modo, e poi non andavo a mettere il correttore, no, niente, lasciavo così. Quindi semplicemente una passata di salviettina dove serviva, utilizzavo un po' anche il dito, e una volta terminata l'applicazione dell'ombretto nero passavo all'ombretto bianco. Qua non utilizzavo il pennello, anche perché era sempre sporco di nero, quindi visto che era l'unico pennello che avevo, andavo semplicemente con il dito a prelevare un po' di ombretto e poi lo picchiettavo all'inizio dell'occhio, così a caso. E questo è il trucco che realizzavo sugli occhi tutti i sabati sera quando dovevo andare in discoteca a ballare. Mentre invece per quanto riguarda le labbra, utilizzavo sempre i lucida labbra, i lip gloss, ero fissata con questo prodotto per le labbra. Invece adesso non lo utilizzo più, ma all'epoca per me esistevano soltanto i lucida labbra, e andavo un po' a variare con i colori, non prendevo colori troppo scuri, ma stavo sempre o su colore nocciola, caramello, oppure su i colori rosati, tipo questi. Tutti questi gloss sono di Kiko e non li utilizzo veramente da un botto di tempo. E andavo semplicemente a mettere il mio gloss sulle labbra. Ok, direi che così può andare. E questo è il trucco invece che realizzavo quando andavo a ballare con le amiche. E un'altra cosa che facevo invece riguardo i capelli, facevo un'acconciatura, se acconciatura si può chiamare. Andavo semplicemente a prendere la frangia, vediamo se riesco ancora a farlo, è una vita che non lo faccio più. Andavo semplicemente a portare indietro la frangia in questo modo e poi con una mollettina nera la fissavo. Adesso è una vita e mezza che non la faccio più, no, è una cosa del genere più o meno.
Facevo proprio questo gonfiore, questo effetto banana, forse se non sbaglio si chiamava. Forse banana, sì, comunque. E questa più o meno era l'acconciatura che realizzavo, se acconciatura si può chiamare, quando andavo in discoteca a ballare. Mi abbasso un pochettino perché altrimenti non si vede niente. Praticamente mettevo la mia mollettina, la mia frangia di lato, creavo insomma questo gonfiore, questa banana, non lo so come chiamarla. Ed ero a posto, cioè ero contenta, mi piaceva anche un sacco, vabbè. E anche io spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato un sorriso. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi truccavate voi quando andavate alle superiori, che sono sempre molto curiosa. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!